La dinastia degli Antonini, Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo. Antonino Pio fu nominato e adottato, secondo la prassi, dall'imperatore Adriano, il quale avrebbe preferito due giovani che stimava, Marco Aurelio e Lucio Vero, ma erano ancora troppo giovani al momento della sua morte e pertanto nominò Antonino con l'impegno che lui adottasse a sua volta i due giovani. Antonino, detto Pio per la sua la stima e l'onore con cui si rivolse al padre adottivo Adriano, emise una serie di provvedimenti umanitari abbastanza interessanti. La cosa più importante fu la concessione del diritto di essere persona agli schiavi. Fino a quel momento uno schiavo era una cosa e pertanto poteva essere ucciso a piacimento dal proprietario senza particolari conseguenze. Con lui gli schiavi diventano invece persone e non possono essere soppressi per una semplice decisione del proprietario. Altri provvedimenti importanti furono la riduzione della tortura e del carcere preventivo. Stabilì inoltre il principio giuridico in base al quale un accusato non deve essere considerato colpevole fino alla sua condanna. E infine stabilì che nei casi dubbi si dovesse sempre optare per la pena minore prevista dalla legge. Alla morte di Antonino Pio furono nominati Marco Aurelio come primo imperatore, il quale si associò a Lucio Vero, Lucio Vero che qua vediamo ritratto. Fu un esperimento costituzionale, una diarchia, quindi un governo di due. Il fatto è che l'impero cominciava a essere troppo vasto per essere governato da un uomo solo. Marco Aurelio governò per alcuni anni assieme al suo collega, al quale poi morì lasciandolo da solo. I due imperatori dovettero affrontare vari nemici quasi contemporaneamente. A est i Parti attaccarono l'impero, a nord, lungo il Danubio, i Germani, in particolare le tribù dei Quadi e dei Marcomanni, cominciarono una guerra durissima. E infine, alla morte di Vero, il suo comandante si rivolse contro Marco Aurelio e tentò di usurpare l'impero. Marco Aurelio, di cui è nota la famosa statua equestre, una cui copia è esposta attualmente nel piazzale del Campidoglio, affrontò tutti quanti questi nemici, ma quando le truppe rientrarono dall'Oriente portarono con sé la peste. Forse era morbillo, ma le fonti dicono peste. E questa epidemia uccise un enorme numero di persone, creando un incredibile vuoto demografico che rese difficile anche arruolare nuove truppe. Contemporaneamente era chiaro che questi attacchi così violenti dei Germani sul confine settentrionale erano segno che quel popolo, decisamente inferiore per civiltà ai romani al tempo di Augusto, anche se pericoloso, era riuscito a colmare la distanza. E questo era avvenuto in seguito ai contatti economici e anche politici con i romani, i quali stavano appunto confinavano con loro. Erano nate fra i Germani nuove tribù, come i Franchi, gli Alamanni e appunto i Quadi e i Marcomanni. Tribù più organizzate, con dei capi dotati di maggiore potere e in grado di gestire meglio le guerre. Marco Aurelio fu un principe filosofo, scrisse anche un'opera sulla base sempre della filosofia stoica, I colloqui con se stesso. Nonostante questa sua capacità, questa sua cultura anche non così frequente fra gli imperatori, non tutte le sue decisioni furono approvate. Ancora adesso alcuni storici criticano due sue decisioni. In primo luogo la decisione di arruolare i barbari, in particolar modo i germani, nell'esercito. Questa decisione era dovuta al fatto che la peste aveva lasciato un vuoto anche fra le truppe. In secondo luogo la decisione di lasciare il trono al proprio figlio Commodo. Per la prima volta si abbandonava al criterio dell'adozione, anche se bisogna dire che era la prima volta che un imperatore aveva un suo figlio. E con l'impero di Commodo le cose andarono molto peggio.
Marco Aurelio aveva affrontato tutti quanti i suoi nemici, le guerre, la peste, le ribellioni e anche una serie di fanatismi religiosi che si erano verificati durante il suo impero, con un senso del dovere stoico, appunto. Commodo invece amava il lusso e rimase a capitale, chiuse la guerra con i Marcomanni in maniera abbastanza vergognosa. Qui lo vediamo raffigurato sotto la veste di Ercole, con la testa di leone sul capo e la clava. E con lui ricominciò la solita serie di congiure, di repressioni, e fino a quando una congiura particolarmente ben organizzata, che coinvolse anche la sua amante cristiana, riuscì ad avvelenarlo. Finisce così la dinastia Antoniniana nel 192 e finisce anche l'epoca aurea dell'impero.